Ciao a tutte ragazze, benvenute e bentornate sul mio canale. Oggi vi faccio vedere una serie di cose che ho fatto in questa settimana, tra cui anche il cambio della borsa. Ho cambiato borsa, ho preso questa qui della Disegual, che me l'ha regalata mia suocera, e l'ho scambiata appunto con questa qui bianca, che è, diciamo, questa color panna, è un po' più quella che uso più di più in inverno perché è più grande, e quindi ho fatto una bella organizzazione. Adesso vi faccio vedere le cose che inserirò. Ovviamente il ventaglio, questo il ventaglio non può mai mancare nella mia borsa perché io patisco tantissimo il caldo. Poi un deodorante panna e fragola, è molto molto buono, questo qui lo prendo al discount dove vado io. Poi vabbè, c'è un elastico, ma veramente devo appunto organizzarle, quindi ho preso questa pochettina che avevo già tempo fa, acquistata da Tiger, per mettere appunto tutte queste cosine, quindi elastici e cose varie. Poi ovviamente il biglietto del pullman. Mi sembra di aver messo anche un paio di pacchetti di fazzoletti, quelli ormai sono diventati immancabili per ogni appunto evenienza, perché può capitare qualsiasi cosa per strada, come per esempio a me è successo che una signora era caduta davanti a me, quindi insomma servivano dei fazzoletti, e per fortuna che li avevo portati perché nessuno ne aveva e si era un pochino ferita, quindi abbiamo tamponato un po' con acqua e fazzoletti. Comunque, poi avevo pensato di mettere questa agendina olografica, ma alla fine ho pensato di lasciarla nella borsa invernale perché è un po' più grande rispetto appunto a quella che è la borsetta. Poi queste borse in tela che si chiudono a pallina sono super comode e risparmiano un sacco lo spazio. Vabbè, i miei biglietti da visita ovviamente per la mia attività di creazioni fatte a mano e un burro cacao che inserirò ovviamente nella pochetta. E poi vediamo che cosa c'è di altro. Mi sembra che la borsa appunto è vuota. Questa qui è una borsa super estiva, infatti mi piace tantissimo. Ah sì, anche un igienizzante delle mani ovviamente, perché questo poi va nel kit di primo soccorso, ma io ho fatto il kit di primo soccorso da quella esperienza che mi è capitata appunto di questa signora che vi dicevo. Comunque alla fine è nulla di grave, non è successo assolutamente nulla, però appunto si era un pochettino ferita e allora ho detto, boh, da quel giorno ho detto facciamo il kit della sopravvivenza, primo soccorso. Ecco, vedete qui altre. Allora, qui ho un pacchetto di mascherine perché io me le dimentico sempre e quindi boh, ho fatto un pacchetto, un sacchettino con tutte queste mascherine da portarmi in giro in caso che me le dimentico, ce l'ho. E poi ho anche un altro pacco di appunto fazzoletti, che li ho nell'altra mano, eccoli lì, e li metto tutti nella tasca là dietro, e così è più comodo per me. Quello che mi piace di questo zainetto è che comunque ha tantissime tasche, quindi è anche molto comodo per organizzarsi al meglio. Ecco qui, adesso vado ad inserire tutto quello che vi ho fatto vedere all'interno della mia borsa, quindi il ventaglio. Poi sicuramente c'è, vediamo un po', i biglietti da visita che li avevo messi in questa agenda, ma poi in realtà li ho spostati in un'altra agenda più piccola che mi sono ricordata di avere, cioè che avevo dentro l'altra borsa, perché appunto mentre stavo preparando mi sono resa conto che occupava un pochino di spazio questa agenda, anche se comunque sia olografica, io mi piace un sacco, mi ricorda tantissimo il mondo degli unicorni, quindi è troppo bella. Comunque poi appunto l'igienizzante mani è meglio metterlo dietro, invece nel taschino un po' più avanti ho messo il biglietto del pullman, che quello devo sempre averlo a portata di mano quando esco. Ecco qui, questa è appunto l'agenda che poi ho scambiato con l'altra, adesso poi ve la faccio vedere anche meglio aperta. Ecco, poi un altro pacchetto di mascherine è saltato fuori e già che c'ero, l'ho scambiato con quelle lì azzurrine perché nere mi piacciono di più. Poi c'è l'elastico rosa, quindi è ancora più bello. Comunque adesso, vabbè, per adesso non le uso tanto perché ormai le hanno tolte un po' quasi dappertutto, quindi boh.
E eccolo qua, bastone del selfie, ovviamente immancabile, perché quando vado in giro chissà dove sono, chissà quali bei posti incontrerò, e quindi me lo porto sempre dietro perché capita che poi trovo magari qualcosa di bello e mi ci faccio una foto. E adesso vi faccio vedere, ecco qui, questa è la borsa invernale, ovviamente tutta disordinata perché ho preso, messo cose così. Questa qui è l'agenda, appunto, che mi porto solitamente dietro ed è super comoda. Poi vabbè, un altro igienizzante mani qui, come se non ci fosse un domani. Comunque, eccola qui, questa qui è l'agendina che vi dicevo. L'ho presa sempre, indovinate un po', ma ovvio no, da Tiger. E loro hanno tutte queste agende, mi sembra che era dell'anno scorso o l'anno prima, adesso non ricordo. Comunque sia, c'è uno spazio, sono tipo dei quadernetti per intenderci, e sono super super comodi e molto pratici. Ecco, adesso qui vado proprio a fare lo scambio, vedete, perché appunto una è più piccola e sta più compatta e l'altra invece è un po' più grossa, e quindi niente, levo i biglietti da visita e li metto nell'altra. Ragazze, scusate, ma sto andando un po' a ruota libera perché questo video, quando l'ho registrato, boh, non lo so perché mi si è tolto l'audio e quindi adesso sto dicendo tutte le cose che avevo fatto in quel momento, quindi abbiate pazienza se non sono proprio super super precisa, ma cerco di fare veramente del mio meglio. Comunque, ecco qui, agendina inserita, vedete, occupa pochissimo spazio davvero. Poi vediamo un po' che cosa abbiamo messo. Ah sì, beh, intanto che svuoto, cioè sfaccio gli scambi di borse, e quello che non mi serve lo metto di qua, ecco, in questa borsa un po' più invernale, così mi divido le cosine che ho appunto dietro. E nel frattempo ho controllato la mia pushetta dei trucchi, io ci metto un po' di tutto dentro in realtà. Comunque vi faccio vedere il mio rossetto preferito, questo qui zero, è il numero 1 Caramel, la marca è Fior di Magnolia e lo compro all'Eurospin. A me questo rossetto mi piace tantissimo perché è l'unico colore che realmente mi sta bene addosso quando lo metto appunto sulle labbra, ovvio. E quindi è l'unico che mi sta bene, altri colori a me non stanno molto bene, si intona perfettamente con la mia carnagione e poi con i miei capelli, insomma con tutto il mio look, e mi trovo davvero benissimo. Infatti ne ho acquistati diversi e li ho messi ovviamente da parte, per paura di non trovarli, ecco. E uso solo quello lì, io, come rossetto. E prima di mettere questo rossetto solitamente metto il burro cacao. Io ne ho diversi dell'appunto Yves Rocher, e avevo fatto un acquisto appunto che c'era un po' un'offerta e nulla, e li avevo presi un po'. Comunque vi faccio vedere che dietro mi porto sempre l'Oki perché io soffro un po' di mal di testa, e quindi almeno quando mi viene prendo subito qualcosa. E poi vabbè, un po' di elastici, pinzettine, assorbenti, insomma, tutte cose che noi donne ovviamente ci servono. Anche se ci portiamo sempre dietro la casa, sembra, però poi all'occorrenza serve, se serve, ecco, ci abbiamo tutto dietro. Tra l'altro, quella bella pushettina mi è stata regalata da mia sorella qualche annetto fa, e dentro c'era un profumo molto molto buono e mi è piaciuto tantissimo. E poi vediamo, ecco, vedete, saltano fuori il burro cacao anche qua, come se non ci fosse un domani. No, comunque sono molto buoni questi qui di Yves Rocher. Poi io ne ho, per dire, uno al cocco, uno alla vaniglia, uno dovevo al lampone, alla fragola, all'arancia, insomma, tutti i gusti. Mi piacciono tantissimo, davvero, mi sono trovata molto bene. Insomma, ragazze, ecco qua, vi faccio vedere che ho fatto una bella organizzazione e ho aggiunto anche un altro profumino e un deodorante, nulla di che. Ecco qua, la mia borsa estiva è pronta. Tra l'altro mi piace tanto perché si intona su tutto e io sono veramente felice. Fatemi sapere anche voi se organizzate più o meno così, ecco come faccio io le vostre borse estive, e magari anche se vi ho dato un'idea, ecco, sull'organizzazione, non so, fatemi sapere, vi aspetto qui sotto nei commenti. Cambio borsa estiva fatto, ma una cosa che non avevo fatto era il cambio del guardaroba. Ragazze, io ho aspettato fino veramente all'ultimo, cioè finché non è scoppiato questo caldo, cioè oggi ci sono tipo 30 gradi,
mercoledì. E insomma, cioè, mi sembra un po' eccessivo. E comunque sia, non avevo nulla da mettermi e quindi giustamente ho dovuto fare appunto questo cambio di guardaroba, eccetera. E nulla, io solitamente quando faccio il cambio non è che tolgo via proprio tutto tutto, perché sennò è un casino, non so neanche dove mettere le cose ovviamente, però vado a levare, che ne so, i maglioni, i jeans, magari quelli un po' più pesanti, ecco, tutte le cose più pesanti, quelle sì le tolgo. Generalmente io le sistemo in quella valigia che vedete lì nell'angolo qui in basso alla vostra sinistra. Però appunto era rotta e quindi la dovevo buttare e allora ho sistemato nei sacchetti dell'IKEA che avevo preso questi sacchi, insomma, con cerniera e ho sistemato un po' di cose lì dentro e c'è stato tutto davvero benissimo. Ma insomma, adesso vi lascio un po' alle immagini, tanto parlano da sole.
Ragazze, vi ho lasciato un momento di relax mentre facevo le mie pulizie e il cambio del guardaroba e adesso qui ho messo anche un pochino in ordine la scrivania così per essere più organizzata. Ho fatto bene a fare questa bella pulizia anche perché poi nei giorni successivi mi sono dedicata ad alcune creazioni da spedire per beneficenza presso alcune delle associazioni con cui collaboro molto volentieri. Adesso poi vedremo se questa settimana o la prossima dare il bianco anche nell'entrata perché l'abbiamo lasciata appunto in sospeso, ma è da fare assolutamente. E io insomma sono contenta perché ormai il più diciamo che è stato fatto, credo che l'entrata riusciremo a dipingerla in un giorno. Comunque vi dico già in anticipo che sarà tutta bianca perché appunto essendo questa casa buia, più che optare per il bianco, un colore assolutamente neutro e luminoso, non si può fare insomma diversamente se non così. E quindi dai, ci accontentiamo. Comunque a me, bianco è un colore che non mi dà per niente fastidio, anzi mi piace molto. E nulla, adesso qui do una bella lavata alla mia postazione. Io solitamente quando do le passate veloci, prima lavo, pulisco e lavo poi per terra dove c'è mio marito con la sua scrivania e tutto, e poi passo alla mia postazione. Insomma, il pavimento lo lavo un pochettino a pezzetti per non stare lì a togliere tutto e rimettere tutto, anche perché era pulito, l'avevamo fatto quando abbiamo fatto il makeover dello studio che se ti sei persa te lo metto qui sopra e quindi insomma lì avevo dato proprio una bella lavata a tutto, ho lavato il pavimento tipo 10 volte, quindi figuriamoci. Comunque ragazze, devo dire che lo Swiffer nelle pulizie di casa è un validissimo aiuto, cioè io ormai da quando l'ho scoperto non ne posso più fare a meno, anche se è vero, uno dice vabbè, spendo magari quei non so, 10 euro, ecco, per questi pannetti, però ne vale, secondo me ne vale la pena, perché come cattura lo sporco, il piumino non lo cattura assolutamente, cioè quelli classici, intendo, io ce l'avevo, ma notavo che la polvere me la spostava solo, ma non la raccoglieva. Invece, questo qui proprio è fantastico. Poi questo qui Duster è ancora meglio perché si allunga, arriva fino in alto. Insomma, io ormai sono proprio affezionata a questo attrezzo e non credo che lo abbandonerò più. Ragazze, siamo quasi alla fine del video. Che dire, io mi sono veramente motivata un sacco a fare questi tre tipi di video e poi riunirli in questo unico video. Scusate il gioco di parole, le ripetizioni. E niente, quindi vi faccio vedere che mio marito è andato al mercato, ha preso un po' di frutta proprio buona buona. E che dire, se questo video vi è piaciuto, come sempre vi invito a mettere un bel mi piace e sostenermi anche con un commento, così possiamo anche interagire insieme. E vi ricordo sempre che voi siete appunto la mia motivazione per andare avanti in questo percorso di YouTube. E do il benvenuto alle nuove iscritte, a chi ha scelto di seguirmi anche su Instagram e insomma al di fuori di YouTube. Volevo fare anche un caro saluto a Marinella perché ha messo il video con la recensione sulle mie creazioni che gli ho inviato, ve lo metto poi qui in descrizione così potete andarlo a vedere. Noi comunque sia, ci vediamo lunedì con un nuovissimo video e qui vi faccio vedere il mio pranzo super super buono, toast di avocado con uova, mamma mia, fantastico. Comunque ragazze, vi ringrazio ancora una volta per essere state in mia compagnia, ci vediamo al prossimo video. Un bacione a tutte e a presto. Ciao!